Buongiorno, ciao a tutti e bentornati in un nuovo Vlogmas. La mia faccia è sempre più distrutta, ma questi giorni mi stanno provando duramente. Mi sono appena svegliata, cioè relativamente da poco, quindi adesso è il momento della colazione. Tra l'altro ieri non ho vloggato perché al posto del Vlogmas di ieri doveva uscire un video tutorial per Natale. Infatti è uscito e spero vi sia piaciuto perché non so ancora com'è andato, visto che io vi parlo dal presente e voi sarete già nel futuro, un po' un intreccio. E presto uscirà anche un altro video tutorial, quindi mi stopperò un altro giorno. Almeno in questi 2 giorni che mi stoppo riesco a fare qualcosa di produttivo. Detto ciò, colazione di oggi, albume e ci metto in mezzo anche un po' di spinacino. Il mio metodo è molto semplice, ci metto l'albume e poi ci butto proprio le foglie sopra così. Si è un po' spaccata, ma l'ho ricomposta. C'è Gwenda che ha fatto la plim plim sul tappetino dell'ingresso, quindi adesso devo andare a pulire. Grazie, Gwendy, grazie. Sì, no, non sei stata brava. E poi ho un problema che dovete risolvermi. È da ieri che cerco di aprire alcuni siti sul computer, cioè normalissimi siti, ma non si aprono. Mi dice queste cose qui, che io non capisco assolutamente. Quindi fatemi sapere se lo sapete, vedete. Mi dice impossibile raggiungere il sito, controllare il proxy e firewall. Io non ho idea di cosa significhi, quindi aggiornatemi, grazie. Nel mentre qua sarà pronto. E adesso invece vi faccio partire una clip che sono andata a registrare ieri, delle unghiette nuove che sicuramente avete intravisto. Però mi piaceva portarvi con me in questo cambiamento di unghie perché so che vi piace sempre. Quindi ieri, anche se non ho vloggato, ho registrato questo piccolo pezzetto che partirà ora. Stiamo iniziando il processo. Togliamo questo colore, che erano molto sobrie comunque l'altra volta, monocolore, questa volta le facciamo natalizie, però dai, almeno di ciao. Ciao ragazzi. Quindi vi faccio vedere il risultato finale. Unghiette finite, terminate, guardate che belle, finalmente ho rifatto il mio baby boomer che adoro. E poi tocco natalizio un po' festivo. Ho voluto fare questo fiocco di neve che comunque è delicato, vedete, soltanto con un brillantino. Vabbè, di qua ve lo faccio vedere, ma è praticamente la stessa cosa. Poi ho cambiato forma, quindi sono molto 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 felice. Cioè sono belle elegantine. Non volevo fare il classico rosso e infatti non l'ho fatto. Mi sto preparando per andare in palestra. Mi metto un attimo qua nel mentre mi metto i calzini. Come prevedono le mie 3 volte a settimana, oggi si va in palestra, quindi direi che è doveroso andare. È troppo strano parlare che non mi vedete. Tra l'altro, per stasera stiamo cercando di organizzarci insieme a Julie, Jordi e Desi per fare tipo una sorta di cena di prenatale, diciamo così. Solo che non riusciamo a trovare un posto. Ve lo ripeto, io sono l'unica che ha la macchina. Ogni volta è un casino perché se andiamo in un posto troppo lontano da casa, soprattutto di Jordi che ha la bimba, è un problema. Quindi è tutto un enorme. Ma oggi tra l'altro mi metto queste scarpine che non le metto quasi mai. E niente, ci vediamo penso direttamente quando avrò finito la lezione e mi vedrete sudata, brutta, unticcia. Palestra finita e praticamente questo è il nostro solito appuntamento in macchina. La lezione doveva iniziare alle 11, è iniziata alle 11:20 perché l'insegnante che doveva venire in teoria ha avuto dei problemi con la macchina, non ho capito, è rimasto a piedi e quindi ne è venuto un altro, che è quello che io cerco sempre di evitare perché ti fa fare un bucetto tanto. È bravissimo, è davvero bravo, quando finisci ti senti proprio ah, però ti fa fare un sacco di roba, ci ha fatto fare tipo un circuito, io ero lì col mio step, ah quindi non usiamo lo step. Oh no! Comunque, è andato tutto bene. In più ho fatto 20 minuti di tapirulan, quello conco, che ti fa bruciare più calorie. Adesso mi sono ricordata che volevo fare a pranzo, perché io devo sapere che la notte mi sogno i piatti che devo cucinare il giorno dopo. E mi sono ricordata che a casa non ho il broccolo e volevo fare il couscous con broccolo, peperone e pollo. Quindi adesso vado a comprare il broccolo, che non so se voi lo chiamate broccolo romanesco o solo broccolo o broccoletti. Vabbè, comunque quello fa tutto ricetto. Vivi, dopo faccio vedere. Vi faccio vedere cosa ho preso. Il broccolo, quello famoso, che non so voi come lo chiamate, appunto, fatemi sapere. E io lo chiamo broccolo. Invece sono i broccoletti baresani e lo devo mettere
a bollire. Poi c'era anche quello viola e c'era anche quell'arancione, però mi sono limitata a prendere quello viola. E poi ho preso il famoso cavolfiore, questo si chiama cavolfiore però, ok, cavolfiore bianco. E poi ho preso i fagioli, questi sono i miei prefe, i cannellini. E basta, that's it. Adesso metto praticamente a bollirli tutti e tre, così ci sarà una bella effusione di profumo. Mi tolgo il giacchetto e inizio a cucinare perché è tardissimo. Sono esattamente le 13:20. Io oggi vorrei mangiare entro le 2. C'è stato un cambio di programma, mi sono fatta un'insalatona con il pollo perché i broccoli eccetera non si cuocevano in fretta altrimenti. Ed è tardi, è vero che è tardi. Però ho detto mangio entro le 2 e tac. Qui ho scolato il cavolfiore e il broccolo dov'è? Qua. Poi dopo devo spellare il peperone. Poi mi è appena arrivato questo pacchettino da Pupa, sembra proprio un pacchetto regalo. Sono curiosissima di aprirlo insieme a voi. Devo solo trovare dove appoggiarvi. Ok, vi ho appoggiato sulla bottiglia del Berlucchi, che a quanto pare è dell'altezza giusta. L'unica cosa è che non vedrete il pacchetto, ma comunque lo apriremo. C'è un bigliettino. No, ma ragazzi, guardate che cute. Vabbè, in questi vlog ho aperto più pacchi che altro. Carissima Ilaria, ti auguriamo uno splendido Natale. Auguri. E ci sono 4 nomi del team. Che cute. Qui dentro c'è un'agendina, Emergency Buys Memoranda, addirittura tipo una collab. Poi abbiamo il Pupa Bird One, cofanetto trucco, molto cute. Questi sono i prodottini e questo lo metterò in uno dei giveaway che sto preparando, quindi se non volete perderveli andate a seguirmi su Instagram perché saranno lì. E poi uno degli ultimi vlogmas conterrà appunto un altro giveaway. Sono appena lavata i capelli e mi sto facendo questa maschera che è una figata, cioè guardate com'è arancio e tipo super glow. E mi è arrivato da Octoly l'altro giorno ed è della Origins. Io adoro questa linea che si chiama Ginseng. Ho anche la crema, io la utilizzo infatti quando esco da palestra. E questa è una maschera peel off rimovibile che dona radiosità. C'è scritto qua dietro, però non c'è scritto quanto tenerla. Però presumo insomma quando si stacca si stacca. E dice che fa bene anche per i punti neri, quindi vediamo, ne ho messa abbondante sul naso intanto. E poi è appena andato online il primo tutorial natalizio di make-up. E poi stavo guardando le stories di Nikki Tutorials appunto, che anche lei si lamentava di questa cosa, che ultimamente YouTube fa un po' i capricci, fa un po' i casini, non notifica i video, bla bla bla. Ed è la realtà. Cioè io ormai, come vedete, non ve l'ho più parlato dopo i primi giorni di vlogmas, perché mi sono arresa all'idea. Quasi tutti i miei vlogmas non vanno oltre le 30.000 views, che ripeto non c'è nulla di male, però come ha spiegato lei nelle stories, dopo qualche anno uno si fa degli standard, no? E questo numero non rispecchia i miei, quindi sì, ci sono rimasta un po' male, però ormai ho capito che è così, quindi o uno se ne fa una ragione oppure ci rimani male sempre, quindi questo è per ora almeno, poi spero che l'anno nuovo si risolva. Sono su Netflix e sono molto tentata di iniziare Sabrina, perché sì, non l'ho ancora vista, né la prima né altre stagioni, no, penso ce ne sia solo una, quindi penso proprio la inizierò, perché non riesco ad accedere ad altri siti se non a quelli ufficiali, ma prima di fare ciò, a parte che mi sono tolta la maschera, non vi so ancora dire se effettivamente mi piace o no, perché mi serve ancora del tempo, cioè con la prima volta non riesco bene a capire, poi io non sono molto pratica con le maschere peel off, preferisco quelle cremose che poi togli. Comunque appunto adesso dalla mia sacchetta magica dei premi prenderò un sacchetto per il primo giveaway, perché da oggi fino al 25 ne voglio fare uno al giorno su Instagram, quindi adesso scelgo il premio e lo posto. Voi se ancora non lo fate andate su Instagram che magari potete vincere qualcosina. Sono le 7:30 e tutto va bene, io mi sono mezza truccata. Praticamente ho fatto una cosa orribile che nessuno dovrebbe mai fare, cioè fare l'eyeliner, mascara, sopracciglia senza base, correttore, nulla. Però non ho sbatti dopo di tornare, struccarmi e fare cose. Tra l'altro mi sa che
L'eyeliner sono pure diversi, vabbè. Oggi va così. Fate finta che io non sia una makeup artist, appassionata di makeup, eccetera, eccetera. Capelli lavati e asciugati, ma stavolta non so perché mi sono usciti così gonfi. Quindi gli do una botta di piastra. Dopodiché sono le 7:30, tipo. Alla fine non ho più visto Sabrina, ma mi sono visto una puntata di The Gifted, che è una delle serie che sto seguendo, ma sapete quante serie TV io seguo contemporaneamente? Saranno tipo una quarantina e devo assolutamente recuperarne il più possibile. Poi la piastra adesso la passo proprio così perché altrimenti si dovrebbero in teoria dividere in sezioni e bla bla bla. Tanto sapete cosa succederà? Appena metterò il piede fuori casa, con l'umidità che c'è fuori perché è anche mezzo piovizzicato, si gonfieranno come se io non avessi mai fatto nulla. Quindi adesso la passo la piastra giusto per dire che l'ho passata. Poi andiamo a mangiare in un posto, diciamo che fa un po' di tutto, non ci siamo mai state, ma è vicino casa di Jordi, così io non devo pensare anche a lei, perché dopo abbiamo capito con Giulia che devo accompagnare a casa sia lei sia Desi, che praticamente abitano in due zone diverse di Roma. Sono in macchina, non so se mi metterà a fuoco perché è un po' buio. Sto aspettando Desi, la siamo venuta a prendere alla metro. In teoria dovrebbe essere arrivata, cioè dovrebbe essere su questa metro esattamente, questa che è appena andata via. Questo sicuramente non è Desi, neanche lui. È lei, ragazzi! Che ci saluta animatamente. Aspetta che mi chiudo sempre quando sono... Aspetta, mi chiudo quando sto da sola. Ehi, perché mi lasci fuori? Ciao! Buonasera a tutti! Sei tornata da lavoro? Sì, sono molto stanca. E infreddolita? Molto, ma Ma sono non hai mai contenta una che sto con voi. sciarpa? No, non le uso. Allora, riprendo prima Kami, che forse è l'unica sana. Amore! Guardate con chi siamo oggi, ce la fai ciao con la manina? Non la fai? Sei un po' timida oggi? Siamo in questo ristorante con le mie amichette! Dici ciao mammina? Ciao! Qui c'è l'altra mamma, questa è mia mamma invece. Con l'età ci stiamo, no? Scusami! Adesso scegliamo cosa mangiare. Verdurine. Sono dieta, sono dieta, io non mangio carne, ma tutte le mangio quello con piccini. Che ci sta? Cipolla, peperone, funghetto, gnammi, com'è? Avvelenato. Io e Desi ci siamo divisi una carbonara più o meno. Buonissima. Ah, buonissima. È davvero squisita. Cioè Cami la carbonara, no! Cioè prima gli hai dato l'oliva col nocciolo. Ma guarda che stampa. Camilla. Brava, in faccia zietta. Giulia è pazza, ci ha fatto un regalino. Giulia, abbiamo detto niente. Ma non si fa mai niente. Ma che male. E quindi? È stato buono. Va bene, ma tu no, quindi non riceverai nulla. Anche Gabi ha ricevuto qualcosa. Da bambolina, amore. Oh, ti sta dando lo chupa chup. Guarda che bello il mio burro. Corpo. Perché lui non ce l'hai la cosa, la doccia. Bello, ieri, quando... Questo è il mio regalino. Il tuo? Tutte cose di Yankee, ti piace? No, questo è l'antifaghera. Questo va attaccato alla macchina. Ok. E poi è un ciondolo da vetro. Ti ogni volta. Sei pazzesca. Ah, pure questo, tipo un Pandora per la macchina. Sei pazzesca, hai pensato alla mia Betty Lou. Allora, dopo che siamo andate a cena fuori, non ci bastava. Vabbè, ovviamente. Non abbiamo esagerato, adesso abbiamo un certo languorus. Abbiamo un languorino un perché è tipo luna di notte, quindi. Ben, no, ben, sono ben. Esattamente mezzanotte e 20. E Ilaria è ancora in giro con me. Cioè, ma ti rendi conto dove mi stai portando, raga, per favore. Raga, la sto portando sulla Bad Street, sulla cattiva strada. Bad Street. Poi queste luci un po' rosse, un po' Amsterdamesche. Comunque abbiamo preso un gelatino. Sì. Cioè io mi sono presa un tiramisù, un sorbetto, morgelato, no raga. E domani palestra. Raga, no, sentite che è successo. Questo era il trucchetto per farsi mettere più. Allora, cioccolato. Io ogni volta che vengo al McDrive, quando sento che ci stanno le ragazze, allora quei ragazzi no, perché tanto quelli sono provoloni. Invece la femmina gli ho detto, senti, io mi sono lasciata, quindi ti prego, mi puoi mettere doppio cioccolato, solidarietà femminile. E me l'ha messo. Mi ha detto, ok, te lo metto anche sotto. Certo, allora, spero che mi ha messo il doppio cioccolato, eh.
lei che ti ha fatto l'ordine. Ah, è lei che l'ha fatto. Certo, vedi che è lei che c'ha la cuffietta. Bye bye baby. Bye, poi si metteva a mangiarlo qua al parcheggio. Bella, come mangiare il certo. Ora vi svelerò se ha messo davvero tanto cioccolato o no. Quelle sfollate. Lo vedremo in diretta, ragazzi. Il tuo c'è poco cioccolato. Piace più il gelato. Lei poco, raga, perché è ancora fidanzata. Sì. No, Ilaria, me la riempì. Oh mio Dio, questa si è lasciata 3-4 volte. Raga, cioè così manco trovo più fidanzato, fiemie. Non so se si vede. Oh mio, vengo la nostra fine serata così. Salutate Giulia che dopo non la rivedete. Ciao, amori miei. Fate prezzi. Finalmente sono tornata a casa, non potete capire... Il viaggio della speranza. Perché avevano chiuso un pezzo dell'autostrada. Mi sono impanicata, pensavo di non tornare a casa. Ma ce l'abbiamo fatta. Mi sono in pigiamata struccata. E vi do la buonanotte. E ci vediamo al vlogmas di domani.